Kawabanga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qui siamo, come potete vedere, su Jump Force. Questo è il mio personaggino che mi sono creato, devo dire molto molto figo, con questi occhi, uno rosso e uno bianco. Cioè sembra veramente cattivo, rabbioso. Peccato che il costume faccia letteralmente cagare, visto che è quello base che ti danno all'inizio del gioco, ma comunque fa lo stesso. Eccoci del Lub ragazzi, eccolo qua in tutto il suo immenso splendore. Devo dire che graficamente il gioco è fatto molto molto bene, cioè tutto quanto è nitido, onestamente, guardate che roba. L'unico problema, e questo penso che affligga tutte quante le console che voi abbiate, appunto PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox o Xbox One X come nel mio caso, i caricamenti sono veramente eccessivi, cioè per ogni schermata, anche per andare appunto nella schermata del menu principale o per cambiare aspetto al personaggio o per passare la modalità singolo giocatore, dunque non utilizzando il nostro personaggio ma quelli già creati, appunto quelli veri di Jump, ci si impiega 5 minuti, cioè una cosa veramente angosciante. Comunque ragazzi, assomiglia tantissimo al Lub di Xenoverse, non so se vi ricordate Dragon Ball Xenoverse. Dunque al centro avremo diciamo questi piccoli negozietti, battaglia online, battaglia offline. Dunque in questo caso potremmo selezionare di fare l'allenamento, vi faccio vedere un attimo, uno contro il computer, uno contro il secondo giocatore, computer contro computer, allenamento e registro squadra. Mentre per quel che riguarda la modalità online, come dice anche il titolo, potremo fare partite multiplayer, partite cooperative, competitive, eccetera eccetera. Poi ci sono i vari negozi, tipo questo qua, ricompense, che è uguale appunto a quello di Xenoverse, che vi ricompensava con degli oggetti online. Purtroppo in questo caso, visto che sono ancora all'inizio, vedete, non siamo ancora aperti, torna più tardi, dunque un bel vaffanculo ci starà grandissima. E poi abbiamo sopra lì il negozio vero e proprio, dove potremo acquistare, penso, visto che sono ancora all'inizio appunto, vestiti, accessori, potenziamenti, abilità, ma non c'è un cazzo di nessuno e nemmeno dall'altra parte, vedete, cioè anche se c'è il tipo, purtroppo se gli vado vicino gli parlo, mi dice o stiamo dando il massimo per aprire il prima possibile e muori, merda. Com'è il gioco ragazzi? Faccio vedere un po' il menu. Abbiamo l'opzione battaglia, dove qui potremmo configurare le abilità. Ovviamente non ne ho neanche una, sono proprio un barbone, come potete vedere non ho nulla da settare, visto che ripeto sono ancora all'inizio. L'abilità di supporto per la nostra squadra e il registro squadra. Personalizza avatar, adesso entriamo su questa cosa così vi faccio vedere come personalizzare l'avatar dopo aver aspettato 5 ore e mezza per il caricamento di questa cavolo di schermata. Oh, finalmente dopo circa 5 anni siamo arrivati a questa schermata. Abbiamo l'acconciatura, potremmo cambiarcela. Io ho messo questa ragazzi perché devo dire che è una figata, cioè guardate che roba, è cattivo rabbioso. Ma abbiamo tutte le acconciature di tutti i nostri eroi di Jump, dunque di quella di Goku, di Naruto, dei vari personaggi appunto di Naruto, dei vari personaggi di Goku, di vari personaggi di One Piece, Death Note, eccetera eccetera. Dunque ce ne sono veramente di tutti i tipi. Ad esempio questa, se non sbaglio, è quella di Hunter Hunter. Insomma ce ne abbiamo veramente tantissimi da poter scegliere, anche stessa cosa per quando facciamo il personaggio, no? Dunque l'editor vero e proprio del personaggio all'inizio del gioco, potremmo scegliere la corporatura, dunque farlo alto, basso, muscoloso, magro, potremmo selezionare la forma degli occhi, la forma delle orecchie, quella del naso, quella del mento, insomma potremmo farlo diciamo esclusivo, anche se onestamente non è che ce ne sono miliardi da scegliere. Dunque capiterà secondo me che troviate appunto altri personaggi uguali ai vostri. Le caratteristiche sono fighe perché potremmo selezionare appunto le principali caratteristiche di tutti quanti i nostri eroi, come potete vedere. Adesso vento il ciuffo in centro, queste cose non c'entrano, cioè non si vedono, però come potete vedere questa è gran figa. Potremmo personalizzare qualsiasi cosa ed è veramente fighissimo, guardate qua, veramente molto bella. Stessa cosa appunto la caratteristica 2, dove potremmo addirittura mettere le cicatrici, mettere altri tipi di acconciature, cioè di personalizzazioni, e addirittura la barba. In questo caso ragazzi io ho l'Ultimate Edition, però non avendola prenotata, visto che mi ha mandato il codice direttamente Bandai Namco, non ho accesso alle tre cose fighissime di abbigliamento appunto che mettevano online gli store, no? Dunque se prenotavi il gioco avevi diritto a un mantello fighissimo per quel che riguarda il personaggio in stile One Piece, una tuta di Vegeta se non sbaglio per quel che riguarda Dragon Ball e oddio, il mantello di Hokage, adesso non ricordo più, per quel che riguarda Naruto. Dunque potevamo personalizzare anche in quel senso. In questo caso invece abbiamo proprio quelle basi che fanno letteralmente cagare, purtroppo non si può cambiare il colore. Come potete vedere io ho messo quella di Dragon Ball, che rappresenta diciamo Dragon Ball, ma possiamo anche cambiarla con quella di One Piece e possiamo cambiarla anche con quella di Naruto. Devo dire però che onestamente questa con i pantaloni di Dragon Ball sta sicuramente meglio che questa merda qua. Torniamo indietro, aspettiamo altri 50 minuti per ritornare al loop. Allora ragazzi, ora dovrei fare
particolare, una delle missioni, diciamo, principali dell'inizio del gioco, dopo essere arrivati in questo fantastico hub, scegliere da che parte stare, nel senso che mi dà accesso a tre missioni, ad esempio questa che è dedicata, se non sbaglio, a Naruto, poi c'è quella dedicata a Luffy e quella dedicata a Goku, che è là. Ognuna delle missioni, diciamo, che è diversa. Una è di conquista, l'altra è di distruzione, l'altra è di indagine, tipo. Dunque, questa cosa bisognerà farla, diciamo, per scegliere la nostra strada principale. Poi non so come andrà avanti, onestamente. Io direi di farvi vedere, ragazzi, un secondo le mosse fighissime. Le super mosse, appunto, dei vari personaggi, facendo un allenamento. Una cosa fighissima di questo gioco, oltre al fatto che riunisce tutti quanti i personaggi di Jump, all'inizio ne avremo, diciamo, tra virgolette, pochi, dunque i personaggi principali, diciamo, per ogni tipo di anime. Ad esempio, per Dragon Ball abbiamo Goku, Trunks e Junior. Strano che non ci sia Vegeta, ma sicuramente si sbloccherà più avanti, guardate che figo che è. Per One Piece abbiamo il nostro Luffy, Zoro e Sanji. Poi abbiamo anche Boa, Hancock e Sabo, cioè tantissimi per quel che riguarda One Piece, mentre per Naruto abbiamo ovviamente Naruto, Sasuke, Gaara, Kakashi e Boruto. Poi ovviamente gli altri si sbloccheranno al 100% andando avanti nella storia. Ovviamente in questo caso, ragazzi, più andremo avanti, più missioni faremo nella storia principale con il nostro personaggio, anche battaglie singole, se non sbaglio, o anche online, più sbloccheremo esperienza da poter, appunto, acquisire, ad esempio, un nuovo livello di abilità, nuove tecniche speciali, eccetera eccetera. Dunque diciamo che è un gioco di ruolo barra gioco d'azione di combattimento. Comunque io sceglierei i personaggi principali, dunque Goku da mettere in squadra, poi un Luffy e poi ovviamente un Naruto, così vi faccio vedere proprio le tecniche principali di questi tre personaggi, anche a livello un po' di dettaglio dei vari personaggi, se li presentano. Vedete, sembra di vedere un cartone animato, ma fatto bene. Addirittura non si notano né scalettature né niente. Vabbè che io sto giocando, ripeto, su Xbox One X, dunque magari è potenziato, diciamo, per il 4K così. Però veramente il dettaglio dell'immagine, la pulizia dell'immagine è perfetta. Ecco, siamo pronti. Ovviamente adesso con questo qua noi ci carichiamo a bestia. Vi faccio vedere, appunto, i vari attacchi che sono fantastici. Dunque facciamo subito la Kamehameha, che è fighissima, onestamente. E queste sono le mosse basi, che già queste, diciamo, che sono bellissime, onestamente. Faccio vedere anche un attimo le mosse speciali così. Cioè, gasano tantissimo perché sembra di vedere veramente il personaggio. Vai, Luffy, distruggilo. Vi faccio vedere adesso subito la combinazione meteora. Guardate che roba. Cioè, gasa a livelli, diciamo, spropositati sto gioco, veramente. Se uno ama tutti i personaggi, appunto, di Jump, è la manna. Adesso vi faccio vedere la Super Sfera Genkidama, che è una figata pazzeschissima, che trasforma dopo il nostro Goku in Super Saiyan e dunque potremo utilizzarlo, vedete. Cioè, ma quanto figa è, ragazzi, ma quanto figa è. Come potete vedere, siamo Super Saiyan, dunque possiamo anche tirare una bella Kamehameha in versione Super Saiyan, che è un po' diversa, come potete vedere, visto che ha fatto il teletrasporto dietro il personaggio, rispetto a quella di Goku normale. Comunque adesso cambiamo il personaggio e scegliamo il nostro bello Luffy. Facciamo Gamu Gamu No. Questa è la mossa base, diciamo, la mossa speciale base. Poi adesso gli facciamo un bel Grizzly. Anche questa è fighissima. Poi adesso gli facciamo un bel Gatling. E per finire gli facciamo una bella super mossa speciale, che è l'assalto Gear 4. Vai. Avete visto che roba, ragazzi? Adesso scegliamo per ultimo il nostro bel Naruto e facciamo anche in questo caso tutte le mosse. Vi faccio vedere il Rasengan classico, che l'abbiamo distrutto pesantemente. Poi gli facciamo un bel questa sfera. Questo è un po' classico, diciamo. Poi l'attacco alle 6 vie. Ma il più bello è ovviamente, ragazzi, la mossa super speciale, quella della rabbia. Vai.
è veramente, ragazzi, una cosa bellissima. Ovviamente anche le mosse base, ma quelle le conoscete anche voi, durano un tocco di classe in più perché sono iper veloci. Sembra di veramente di poter usare Naruto, non sembra un videogioco, diciamo, ti casa tantissimo. Poi abbiamo anche la presa, la classica presa. Poi ovviamente il classico attacco potente con Y e con X. Insomma, è veramente una figata. Vi ho fatto vedere questo, ragazzi, soprattutto per mostrarvi appunto le mosse speciali che magari durante un combattimento classico, se facevo uno contro uno, magari non riuscivo a sbloccare, dunque perdevo solo tempo inutilmente. Tramite l'allenamento appunto ve l'ho fatto vedere. Ma devo dire, ripeto, che le mosse speciali, anche le mosse normali, vi faccio vedere, in questo gioco casano parecchio. Allora, vi faccio vedere anche i mondi, i vari padiglioni, diciamo, di questo grande hub. In questo caso siamo nel mondo di Dragon Ball, come potete vedere c'è le capsule, ci sono le missioni da fare, quelle tipo extra, ci sono le missioni principali, appunto i negozi, i miglioramenti, eccetera, eccetera. Adesso vi farò vedere invece quello dedicato a Naruto. Bisogna camminare un po', visto che è dall'altra parte, diciamo, del hub di gioco. Eccolo qua, come potete vedere, in questo caso siamo proprio ninja, perché tutto quanto è in versione Villaggio della Foglia, come potete vedere un po' le abitazioni, eccetera, eccetera. Abbiamo dietro la foresta con i serpentoni, insomma, fantastico. Qua abbiamo il nostro Naruto, che se vogliamo fare la sua missione bisogna parlarci. E andiamo infine in quella dedicata a One Piece. Davvero molto bella quella di One Piece, con ovviamente la nave pirata, la bandiera appunto di Cappello di Paglia. Davvero fighissimo il modo, anche la marina, vedete? La nave della marina dietro, davvero molto bello come hanno creato appunto le varie location dei tre personaggi principali appunto di questo gioco. Bene, ragazzi, io direi che è l'ora anche di salutarci, visto che vi ho dato alcune info utili appunto dedicate a Jump Force. È un gioco carino, almeno stando alle prime ore di gioco, mi sta divertendo. Gli attacchi sono fantastici, soprattutto quelli speciali, ma comunque ti donano proprio quel senso di sto utilizzando Goku, sto utilizzando Naruto, sto utilizzando gli altri personaggi di Jump, insomma, dunque ti fanno proprio entrare nel personaggio e non come tantissimi altri giochi dove non te le senti tuoi, che sono fatti magari un po' di merda, anche in questo caso no. Graficamente mi sembra molto molto bello, ora non so se può annoiare con l'andare avanti nell'avventura, ma per adesso mi piace. Vi ho fatto vedere, come ho detto prima, le basi, dunque vi ho fatto vedere un po' gli attacchi speciali, come è strutturato l'hub del gioco, tanto per darvi un'idea di quello che è Jump Force. Se volete altri gameplay, ragazzi, magari dove faccio le missioni principali con il mio personaggio, dunque la storia vera e propria, fatemelo sapere, così appunto ne farò sicuramente degli altri. Dunque, che dire, un pollice su è sempre apprezzato, preferiti se volete, un commentino lasciatelo qua sotto e ci si becca con il prossimo video.